Eccoci con Paolo Marchi, quinta edizione del premio Birra Moretti Grand Cru. Finiti gli assaggi dei 10 finalisti, ovviamente non ti chiediamo di anticiparci nulla, ma che impressione generale hai avuto? L'impressione è sempre, prendo un piatto, era proprio, se per metà l'idea, era squilibrato moltissimo. Però gli altri 9 potevi eccepire un po' più di brodo in uno, la temperatura in un altro, ma cominciano ad essere un po' delle sottigliezze, un po' il pelo nell'uovo, insomma, nel pagliaio. No, impressionante, sono ragazzi di 23 anni, la logica che ha messo in un piatto, la registrazione di un piccione messo da un altro. Cioè, gente, se tu la sentissi al buio, fosse dietro uno schermo, dici, questi sono già superstellati. Quindi altro che under 35, qui siamo quasi under 25. No, infatti, una volta ho chiesto a un russo, a un collega russo, che ha un panel giovani cuochi, sulla Mosca, Leningrado e così via, ma che hanno quelli del concorso? 30 anni? Ho detto, sai, in Italia 30 anni i giovani cuochi che hanno un ristorante, non è facilissimo di andare a cercare. Dico, non è un po' troppo, da noi in genere 35. Ho detto, guarda che l'età media della Russia è molto bassa, per cui 30 sei già molto avanti e così. In Italia per fortuna abbiamo una vita un po' più longeva, più lunga, però in effetti la qualità sta, non la abbasseremo perché comunque va bene 35, certo. Perché comunque in Italia è difficile essere chef padrone, così, però sempre più, la qualità si abbassa sempre di più. E poi anche 3 donne in finale vuol dire che sempre più donne quindi hanno un bel fiore, no? Da cui scegliere il petalo più bello. Sì, da donne, nel senso, sono sempre state messe un po' ai margini, ce ne sono meno, vuol dire che ce ne sono di più nelle cucine e quindi si ripercuote anche sulla bravura di questi concorsi quando vai avanti. No, sono delle notte veramente felici. Bene. Grazie Paolo Marchi, più tardi il verdetto finale.